Abbiamo visto la società, abbiamo visto la scuola, riporto il discorso delle emozioni proprio dentro al nostro corpo. Allora, se parliamo di emozioni, l'abbiamo nominato, l'abbiamo citato tante volte oggi, non possiamo non parlare di cuore. Cuore che siamo tutti abituati a concepire e immaginare come il muscolo cardiaco, che si contrae, si rilascia e che fa fluire il sangue. Quella che vi offro qui invece là da un altro spunto, che ci viene dalla cultura della medicina tradizionale cinese. Per loro il cuore non è un organo che si contrae, non è il muscolo, ma è il vuoto che è all'interno delle cavità del cuore, delle pareti cardiache. Cioè il cuore per loro è il concetto di vuoto. Vuoto che mi fa proprio pensare alla medaglia di cui prima ci parlava Petra. Questo significa che per loro il cuore è uno spazio che deve essere pronto ad accogliere il nutrimento del sangue per poi distribuirlo a tutto il corpo, a tutti i distretti e i tessuti periferici. Quindi il cuore è un vuoto che accoglie il sangue. Il sangue, sempre in medicina cinese, oggi lo sappiamo anche noi, ma loro lo sapevano molti anni prima di noi, che cosa fa? Trasporta nutrimento. Che tipo di nutrimento? Quello che ci deriva dall'alimentazione, è quello che sappiamo tutti quanti. Tuttavia loro già ci avevano detto che il sangue trasporta anche un nutrimento emotivo, cioè il sangue veicola emozioni. Questo oggi noi lo sappiamo, ma in realtà da pochi decenni, perché abbiamo scoperto che le emozioni si traducono biologicamente in sostanze, in molecole che si chiamano neuropeptidi o neurotrasmettitori, che sono quelli che prima citavate. Quindi nel sangue sono proprio veicolate fisicamente i nostri vissuti emozionali. E queste emozioni viaggiano in una fitta rete autostradale che collega tutti gli organi, distretti, tessuti, anche molto distanti tra di loro. Questo perché? Perché tutto il corpo, ogni volta che noi abbiamo un'emozione, il cuore che fa? La distribuisce affinché tutto il corpo sia informato di che cosa sta accadendo all'interno della persona. E ogni organo si mette al lavoro per compiere una propria specifica funzione, nell'intento di rispondere a un obiettivo comune, che è quello di dare una risposta a quell'emozione, mettere in atto una risposta, esattamente come in un'orchestra, ognuno suona il suo strumento con la sua specifica tecnica, ma all'interno di un'unica identica armonia. Si è fermato? Ah, perfetto. Abbiamo parlato di cuore, abbiamo parlato di sangue, non posso non aggiungere che, sempre per i nostri cari amici della medicina cinese, il punto del cuore sta sul dito mignolo, all'angolo interno. Guarda caso, sullo stesso dito accoppiato, associato, c'è il punto che ha a che vedere con l'intestino. Cioè, vi dico di più, cuore e intestino in medicina cinese è come se fossero un unico sistema funzionale, un unico organo. Perché questo? Se il cuore è la cavità che accoglie le emozioni e poi le distribuisce, in realtà l'intestino è proprio lì dove è la nostra fabbrica delle emozioni, cioè è lì dove avviene proprio la prima metabolizzazione dei vissuti emotivi, che dovete leggere proprio in primis come vissuti corporei. L'intestino ha una funzione molto sofisticata e fondamentale, che è quella di discriminare cosa far entrare e cosa far uscire, cosa tenere, cosa lasciare andare, con il cibo, ma anche con i vissuti emotivi. Quindi l'intestino fa questa fondamentale discriminazione, questa cernita. In ogni esperienza che noi viviamo, compiamo questa elaborazione. Tengo ciò che mi serve per crescere e lascio andare quello che elimino, quello che non mi serve. Fatta questo passaggio, il cuore lo riceve, recepisce questa informazione, il sangue così elaborato, e lo distribuisce a tutto il corpo. Andrò un pochino più rapida. Ogni emozione, ma già lo sapete mi sembra, corrisponde in effetti proprio a una specifica molecola che ha una determinata funzione. Ve ne cito due o tre, giusto, ma insomma vedo che siete ben preparati. L'adrenalina e la noradrenalina sono quelle che forse conosciamo meglio, sono legate alla risposta dello stress, quindi la cosiddetta reazione da o combatti o scappi. Quindi sono molecole che attivano tutta una serie di risposte volte a mettere in atto l'individuo a
o combattere o scappare. Fondamentalmente portano sangue ai muscoli, aumenta la frequenza cardiaca, aumenta la frequenza anche della respirazione per avere più ossigeno, mentre si toglie un po' di nutrimento agli organi interni, perché in quel momento è la risposta muscolare quella che ovviamente è preminente. L'istamina la conosciamo tutti come il mediatore di reazioni allergiche, ok? Forse un po' meno persone sanno che l'istamina la produciamo innanzitutto noi proprio nei nostri neuroni, a livello del sistema nervoso, per indicare e esprimere situazioni di rifiuto, intolleranza, insofferenza verso un vissuto o una situazione, ok? Quindi che succede? Il nostro neurone, il sistema nervoso, proprio codifica l'esperienza di rifiuto, producendo istamina. L'istamina mette in atto i meccanismi biologici che corrispondono a una reazione allergica vera e propria, ponfi, pruriti, fino ad arrivare ovviamente a casi più importanti, ma insomma ci limitiamo anche alla banale orticaria, reazione orticaroide proprio cutanea. Un po' meno conosciuta, questa però qualcuno la conosce molto bene, la bombesina. La bombesina è un neurotrasmettitore che viene chiamata molecola del galeotto, perché esprime un vissuto emotivo di sentirsi in gabbia, sentirsi in trappola, sentirsi imprigionati. È una situazione che è molto diffusa nella situazione attuale. E che cosa fa la bombesina? Quando noi la produciamo a livello neuronale per questo vissuto, c'è un programma biologico anche qui associato, che ha un particolare significato. La bombesina fondamentalmente toglie la tensione che sta nella colecisti, che è la sacchetta che è sotto al fegato, quindi libera la produzione, favorisce il rilascio di bile, ok? Quindi si allenta la tensione di questa saccoccia, la bile quando è liberata stimola l'intestino ad eliminare le feci, cioè stimola la peristalsi intestinale e quindi la defecazione, cioè a dire favorisce l'allentare una tensione e lasciare andare. Quindi a un vissuto emotivo corrisponde proprio una funzione biologica che interpreta o risponde a un'esigenza emotiva. Tutto questo è perfettamente, non sto parlando di cose patologiche, stiamo parlando di programmi di cui siamo dotati e che sono perfetti nel loro funzionamento. È tutto perfettamente orchestrato e modulato e sincronizzato, ok? In modo tale che vivo un'emozione, vivo una situazione con diverse componenti emotivi, si attivano dei vissuti, si attivano dei programmi biologici corrispondenti, ma una volta che io ho esaurito quell'esperienza emotiva, tutto il programma biologico si chiude. Faccio sempre l'esempio del file che abbiamo sul computer, mi serve un'informazione, apro file, vedo, lo richiudo, punto. Quella è la sua funzione, ok? Quando è che nasce il problema? Il problema nasce quando uno di questi file o più file possono rimanere aperti senza che noi ce ne accorgiamo o che impallano proprio il sistema, il computer. Penso che ormai sia esperienza quotidiana quando un'applicazione, un programma, quello che sia, impalla tutto il sistema. Ecco, questo è quello che genera, diciamo, la problematica, ok? Nel bambino, perché questo è qualcosa, diciamo, il fatto che questi processi, questi circuiti biologici vadano in qualche modo in palla è qualcosa che si verifica a partire già dalla vita uterina e dentro i 2-3 anni di età, ok? Il primo problema avviene in questo periodo, avviene cioè quello che chiamo un condizionamento che è di tipo distorsivo. Ricordate che quello che accade nelle prime fasi di vita è fondamentale proprio nel plasmare il modo in cui vengono regolate le emozioni, in cui viene regolato lo stress. Il primo programma biologico relativo a un vissuto emotivo che si inceppa, ok, sarà proprio la prima pietra, la prima base sulla quale poi via via nel tempo si andranno a stratificare, a costruire altri processi distorsivi, chiamiamoli così. Ok? Si appoggeranno quindi altre sovrastrutture, che adesso ovviamente cerchiamo di capire meglio. Che cos'è questo file che si inceppa, di cui stiamo parlando? È quello che Lowen, qua utilizzo le parole di un paio di autori che sono, diciamo, sicuramente illuminanti in questo senso, quello che Lowen chiama la perdita della grazia del bambino. Cioè quello che il processo che vi ho spiegato all'inizio, che nella sua, come la natura ci ha programmato, è perfetta, è una sorta proprio di Eden, che a un certo punto si perde e quindi il bambino perde la grazia.
La frase chiave è la prima che leggete. Questo accade quando il bambino si conforma alle aspettative esterne invece di seguire l'esattezza dei suoi impulsi interiori. Quindi pensate in primis proprio a un vissuto corporeo. La Miller, che è un'altra autrice molto interessante, quindi vi suggerirò poi un libro che può essere sicuramente utile per tanti, il bisogno primario del bambino è di essere considerato e preso sul serio, sin dall'inizio, per quello che lui è, nel suo sentire, in ogni momento della sua crescita. Cioè, il punto chiave è quello di legittimare, accogliere quello che è in primis un vissuto corporeo del bambino e quindi il suo vissuto emozionale. Accoglierlo, ovviamente, riconoscerlo per quello che è, senza farlo sentire giudicato, senza far percepire che qualcuno si sente a disagio, si sente insicuro, si sente offeso se il bambino ha quel tipo di reazione. Ed è esattamente quello che diceva Petra, in questa connessione che si sta, emotiva che si stabilisce tra il bambino e l'adulto, ogni adulto si ritrova a fare i conti con i propri piccoli conflitti emotivi, piccoli, grandi, mai affrontati e mai risolti. In termini biologici, che cosa significa quando i vissuti emotivi corporei del bambino non sono legittimati nella loro libera espressione? Si verifica quella che viene chiamata la cecità emotiva, cioè a dire i vissuti emotivi corporei non accolti, che non sono legittimati, vengono rimossi, ok? Cioè il bambino fa un adattamento di sopravvivenza, perché se vede davanti a lui una reazione che non collima con quello che lui se non si sente accettato, in quel momento per il bambino è un pericolo di sopravvivenza. Quanto più precocemente questo accade, quanto più la sopravvivenza è proprio materiale e biologica, quanto più andiamo avanti nel tempo, quanto più la sopravvivenza è perdo l'amore del genitore che non sto accontentando in quel momento con quello che sto esprimendo, perché vedo che è a disagio, che non riconosce questa reazione che io sento dentro. Quando questo accade, cioè quando il bambino non sente legittimato il suo vissuto corporeo emotivo e quindi avverte un attimo di disorientamento, reprime, rimuove quello che sente, il proprio fatto corporeo, ma il corpo continua a mantenere registrato quel dato che non è stato accolto all'esterno dal genitore. Il corpo si attiene ai fatti, a quelle che sono le emozioni vissute. Al corpo non interessa quindi come, diciamo, sono state interpretate davanti a noi e come poi noi stessi ce le siamo riraccontate. Non so se... E questo perché? Per paura di dispiacere appunto a chi, al genitore davanti, per la paura del castigo, per la paura di deludere qualcuno per fatto di aver semplicemente, diciamo, avvertito qualcosa che dall'altra parte non è stato accolto. Cioè, questa repressione e rimozione di questo vissuto corporeo emotivo mette attiva proprio un conto biologico che il corpo deve pagare. Quello che il bambino non è legittimato a sentire, attenzione, proprio a sentire, si apre una breccia all'interno proprio del vissuto corporeo. Quindi i circuiti biologici che sono stati coinvolti in quel vissuto emotivo non accolto è come se andassero in loop, come se si attivasse proprio un cortocircuito. Rimangono operativi, non si spengono più. Il file che si incastra nel computer di cui vi dicevo prima, che si impalla. Questo implica che le cellule quindi cominciano a recitare un vero e proprio copione molecolare, continua a raccontarsi sempre la stessa cosa, quella cosa che non è stata accettata dal bambino dentro di sé perché ha avuto paura della reazione che ha visto davanti, ok? Cioè alla fine è il bambino che se la nega quella realtà, perché davanti non si ha visto una persona che non è stata in grado di accogliere quel vissuto, per sue problematiche personali, perché il disagio nel riconoscere alcune reazioni emotive ha a che fare ovviamente con, per noi adulti ci mette, come vi dicevo appunto prima, in contatto o a fare i conti con dei conflitti specifici nostri. Quindi le cellule continuano a rilasciare le molecole neurotrasmettitori che raccontano quel vissuto emotivo, come un rubinetto che continua a perdere acqua. Questo fatto che accade a livello all'interno del corpo ovviamente è comunicato
a livello del cervello. In quale parte del cervello? In quello che è il cuore del cervello, ovvero il nucleo più antico, quello più primitivo, che è in primis il cervello rettiliano. Il cervello rettiliano è quello che controlla funzioni come digestione, respirazione, frequenza cardiaca. Quindi questo è il primo tipo di esperienze, diciamo, di vissuti distorsivi impattano su quelle che sono le normali funzioni biologiche cosiddette neurovegetative, automatiche, del nostro corpo. La parte più esterna poi, che ovviamente è coinvolta, è quella poi del sistema limbico, che ha a che vedere con i vissuti di paura, con quindi l'attaccamento, con l'affettività, con l'accudimento. Ma il primo nucleo proprio è quello che ha a che vedere con i vissuti di sopravvivenza, quindi difesa del territorio e l'aggressività. Quindi si crea una diciamo un programma appunto in quelle aree cerebrali che è informato del fatto che qualcosa nel corpo non è andato a buon fine come doveva andare. La chiamo la torre dell'autoinganno, cioè il primo tradimento di un emotivo, di una realtà emotivo verso se stessi, è una sorta di prima pietra, è la base, come vi dicevo, di una torre sopra la quale, con la ripetizione ovviamente, non è che basta una o due volte che accada questo disconoscimento, sono episodi che devono ripetersi nel tempo, si creano altri quindi piani, altre falsità, fino a creare la torre dell'autoinganno, che a livello cerebrale significa anche scrivere strato su strato, dall'interno, dal nucleo più interno fino alla superficie più esterna, tutta un'altra serie di falsità, fino a produrre idee, convinzioni e comportamenti che sono basati su un mancato riconoscimento, una mancata accettazione di alcuni vissuti emotivi barra corporei. Ok? E questo a grandi linee, molto sintetizzato, è quello che genera poi l'individuo scisso nei suoi tre centri chiave, quindi l'intestino, la pancia, il cervello che abbiamo nella pancia, che è proprio il motore delle emozioni e che ci identifica quello che sentiamo e che di fatto vogliamo, perché l'intestino nelle sue metabolizzazioni, come dico sempre, è una sorta di uomo con la clava, questo mi piace, questo no, cioè, proprio non c'è niente da discutere. Quindi la scissione è tra quello che noi sentiamo e vogliamo, tra quello che proviamo e poi tra quello che pensiamo. Si interrompe quella che è la comunicazione unitaria e fluida fra questi tre centri nel momento in cui si creano quelle prime distorsioni, non riconoscimenti di quei vissuti corporei ed emotivi. Si crea tutta una ripercussione nel sistema per cui i tre centri si disallineano. Qui un rapido, vi ho portato un paio di esempi per far capire che cos'è che nella mia pratica quotidiana appunto vedo poi di fatto. Con la strumentazione che ho è come se potessi compiere una radiografia emozionale di quali sono appunto quei vissuti emozionali che sono rimasti appunto, come vi spiegavo, incastrati, ok? Questo copione biologico, questo cortocircuito, e che dà una permette di vedere appunto il modello quindi comportamentale di reazione della persona. Ho portato un esempio molto semplice qui, ma devo dire piuttosto frequente. Alessandro è un bambino di 10 anni. E quando l'ultima volta che ci siamo visti ho visto molto attivi questi due neurotrasmettitori che si chiamano aspartato e acetilcolina. Aspartato è il neurotrasmettitore che regola i vissuti proprio di rabbia, di eccitazione e agitazione interna. Quindi Alessandro ha molta rabbia dentro, quando l'ho visto era molto arrabbiato. Tuttavia l'altra cosa molto attiva è l'acetilcolina. L'acetilcolina è il neurotrasmettitore che invece racconta il fatto di: sono preoccupato di quello che gli altri pensano, sono preoccupato di come vengo giudicato. Quindi Alessandro è un bambino che ha un vissuto di rabbia importante che tuttavia non si può permettere di esprimere, perché evidentemente l'espressione della rabbia per la mamma in quel momento, soprattutto per lì davanti, è qualcosa che non sta bene. Qua può sembrare banale queste cose che sto dicendo, perché ovviamente la libera espressione delle emozioni per voi è la bandiera primaria. Normalmente vi assicuro che non è così scontato, ma l'invito che voglio fare è a far riflettere che spesso queste cose assumono una piega molto piccola, molto sfumata, molto velata nel quotidiano. Infatti, mentre vedevo questo, c'era davanti a me
Alessandro con la mamma. Alessandro era molto imbronciato, io gli ho chiesto qualcosa, niente di fondamentale, una domanda, lui è rimasto così imbronciato, non mi ha risposto. La mamma: e che non rispondi a Marina, dai, Alessandro non sta bene, non si fa così. Mentre vedevo questo, ho visto questa scena, ho detto: Sonia, lascialo stare, è arrabbiato, perché lo devi far sentire inadeguato, perché è giudicato? E gli ho spiegato tutto quello che stava esprimendo questo tracciato emozionale, e lei si è accorta che effettivamente è una cosa che tende a fare spesso, quindi questo bambino ha questa, diciamo, traccia, ok, questo file non risolto di una rabbia che non è legittimata ad esprimersi. L'altro esempio che vi porto, questo diciamo abbastanza significativo per un punto in particolare, è Flavia è una bambina di 7 anni e lei ha attivi il signor cortisolo e il CRF, cioè lei ha iperattivo, anzi, tutto l'asse dello stress acuto ma dello stress cronico. In particolare, questa era la prima volta che la vedevo, e c'è attivo anche un altro neurotrasmettitore che si chiama glicina. La glicina ci racconta che quel vissuto emotivo rimanda a delle memorie fetali. Allora, significa che c'è stato qualche stress significativo mentre ancora era nella pancia. Quindi chiedo alla mamma, faccio una serie di domande, cerco di farla breve. C'era stato un problema prima che lei nascesse, aveva subito un tradimento la mamma, la situazione si era, diciamo, risolta, quindi ok, poi era arrivata la gravidanza, ma parlando con onestà con la mamma, e lei era comunque una donna ovviamente piuttosto consapevole, era una traccia che dentro di lei non si era ovviamente ancora, in quel momento, ancora oggi, in Flavia a 7 anni, del tutto chiusa. Per cui potete immaginare come può aver vissuto in alcune fasi, soprattutto della gravidanza, questa paura di che si potesse ripetere, o che dubbi, insicurezze, incertezze, ok? Problematiche che probabilmente hanno avuto anche un altro tipo di manifestazione, avranno avuto delle conflittualità, ovviamente queste, poi ne abbiamo parlato di queste cose, durante il periodo di gestazione. Questo lascia una traccia che si vede, cioè lo vedo giornalmente, non è, lo vedo anche negli adulti, non solo nei bambini, si vede dove sono queste memorie fetali che hanno dato quell'imprinting di cui vi parlavo prima, ai circuiti biologici e quindi emozionali del bambino e poi dell'adulto. Flavia ha una ipereccitabilità, una predisposizione all'ipereccitabilità dell'asse dello stress. La domanda, quando spiego queste cose, ovviamente è: oddio, ma allora è colpa mia, mi dice la mamma. La seconda è: ma non si cambia questa cosa? E questo è il messaggio che invece io ritengo sempre fondamentale portare, altrimenti non farei il lavoro che faccio tutti i giorni, come dico, sarei semplicemente una sadica. Certo che qualcosa si può fare. Allora, che cos'è che si può fare? Innanzitutto, il genitore, ora ho raccontato questa situazione specifica, ce ne sono tante colorature come potrete immaginare, che il genitore, l'adulto, prenda consapevolezza e riconosca lui per primo quel tipo di vissuto emotivo che genera questo effetto, questo impatto sul feto o comunque sul bambino piccolo, perché se l'adulto non fa questo passaggio tenderà sempre a proiettare qualcosa ovviamente sul figlio, quindi riconoscere il proprio vissuto. In questo caso, che è stato così precoce perché già era dentro l'utero materno, basta con serenità mettere in atto tutta una serie di, chiamiamolo così, manovre correttive che permettono al corpo di scrivere altri circuiti, altri percorsi che possano modulare quella che è un'ipereccitabilità appunto della risposta allo stress. Quindi particolari cure e attenzione sicuramente nelle sue primissime fasi di vita attraverso il contatto oculare e il tatto e il contatto di pelle, dove ci sia dentro un corpo, diciamo una presenza di una mamma emotivamente il più possibile presente e armonica, che non vada cioè a compensare delle sue problematiche attraverso il contatto con la figlia. Cioè spesso succede che in una situazione come questa nasce la bambina e ci sia semplicemente solo a livello di sguardo un passaggio di impliciti, di sottintesi, tipo: tanto tu starai sempre qua, lo so che non mi abbandoni, tu non mi tradirai. Non vengono verbalizzati, forse neanche a livello razionale o cosciente queste cose trovano proprio la loro forma, ma dentro, e questo il bambino lo avverte, queste sono dinamiche che succedono quotidianamente spessissimo, e questo il bambino lo sente, e quindi già diventa: no, io dove vado? Sto qua, sì,
tutto quello che dici tu, se non, se non lo faccio non campo, non sopravvivo, non vado avanti. Come? Però qualche domanda ce la dobbiamo fare tutti, sì sì, no, non allora, non ansia, non colpa, non paura e non vergogna, perché il problema poi diventa questo, che nel mettere mano ai propri vissuti ovviamente si generano appunto sensi di colpa, sensi di vergogna, questi sono i tre grandi nemici di tutto quello che è il libero fluire della vita emotiva. Quindi con consapevolezza, con maturità, con sincerità, perché questo è il passaggio chiave, è l'adulto in primis che deve riconoscere quello che realmente c'è dentro, quello che la cecità emotiva che ci portiamo appresso la proiettiamo sui bambini. È un meccanismo proprio biologico, diciamo, non inevitabile, però se non si sanno queste cose manca un pezzo per poter, diciamo, aiutare, quantomeno non ostacolare il bambino nel proprio processo naturale di crescita. Questo è quello che vi dicevo, appunto, significa che siamo proprio arrivati, benissimo, questo non ci interessa, va bene, eh? Oh, no, ah scusate, vabbè, no, pensavo volevo, ok, allora, questo era quello che stavo dicendo, appunto, che se nel volto della madre il bambino non trova se stesso, ma piuttosto le esigenze della madre proiettate su di lui, rimarrà in realtà per tutta la vita senza questo specchio e passerà tutto il tempo a cercare nell'altro quello specchio che non ha trovato nella mamma o comunque nel genitore, che sia il partner, che sia il capo del lavoro, che sia un terapeuta, un consulente, si cercherà quel riconoscimento dei propri vissuti emotivi che non c'è stato nelle prime fasi di vita. Attenzione, non sto parlando a 360 gradi su quel contenuto emotivo, su quello specifico aspetto che sarà quello che rimarrà problematico nel bambino anche poi nella vita adulta, ok? Si manifesterà chiaramente soprattutto nelle fasi più avanzate, magari appunto proprio nell'adolescenza, con lo sviluppo delle prime relazioni sociali significative anche dal punto di vista affettivo. Sì. Ok, basta, infatti abbiamo finito. Questo. Due frasi che ho ritenuto molto significative, che mi sembrano molto in linea, sintonizzate con il contesto in cui siamo. L'autostima si radica quindi nell'autenticità dei propri sentimenti e non nel possesso di determinate qualità. La vitalità diventa quindi la libertà di riuscire a vivere i sentimenti che affiorano spontaneamente, qualunque essi siano. La paura, la tristezza, la noia, come diceva appunto prima Petra. E direi basta. Questa è solo l'ultima frase di Candace Pert. L'importanza di imparare, diciamo, abituarsi ad essere onesti con se stessi, perché se siamo onesti con noi stessi, tutti i circuiti biologici sono ben sincronizzati e i tre centri sono allineati tra di loro. Ovviamente questo richiede un po' di lavoro su se stessi in primis, ok? Grazie. Grazie a voi.